intanto diciamo, il nome di Velasco è sempre stato l'unico oppure c'è stato qualche contatto prima di lui o durante? Assolutamente no. Tanti che si sono proposti, sì, però mai contatti con nessuno se non con Velasco. Ecco. C'è da ricucire un po' un rapporto con Busto? Ma guardate, io non ho mai interrotto il rapporto con Busto, assolutamente. Cioè io ho informato Busto di una roba che c'era in giro. Cioè, se, l'ho spiegato prima, nel momento in cui c'è un contratto, ed era un contratto reale, cioè io non sarei mai andato a parlare con Velasco, lui non avrebbe mai potuto togliersi. Quindi, signori, è una cosa normalissima, io ho dato loro due opzioni, due scelte, o una o l'altra. Velasco, giustamente, lui che è contrario di suo al doppio incarico, l'avete sentito, cioè non l'ho detto solo io, è stato così tranquillo, era contrario al doppio incarico, per cui iniziare da marzo, provate ad immaginare voi che cosa significa iniziare il 1° aprile, pronti via, cominciamo a giocare subito, perché il 1° aprile ci saranno già le prime convocazioni. Quindi tra le due opzioni gennaio-aprile, insomma, la decisione finale l'ha presa Velasco, cioè la volontà era la sua? L'abbiamo presa insieme perché è impossibile chiudere il 30 di marzo e iniziare il giorno dopo a fare l'allenamento. Cioè, capite, dietro le Olimpiadi c'è tutto un sistema che interessa il CONI, la preparazione olimpica, ma tutti. Cioè, quindi noi abbiamo anche la preparazione olimpica dietro che ci sta premendo, giustamente ci chiede. Andiamo a Parigi, non una volta, due volte, Giorgi già è andato, forse bisognerà ritornare ancora, perché la logistica non è una roba semplice. Noi non siamo una nazione che andiamo lì per partecipare, andiamo per giocarci la nostra Olimpiade. Quindi conferma anche che, insomma, oggi abbiamo letto tutto il comunicato di Busto, l'avrà letto anche lei. C'era stata una comunicazione da parte vostra, c'era ma stata certo, questa cena. Ho incontrato a Torino, guardate, ho incontrato il presidente di Torino e gli avevo detto che queste due opzioni c'erano e l'unica che non c'era era quella del doppio incarico. Poi dopodiché eravamo quasi d'accordo di dover fare un incontro. Mi ha scritto una lettera ufficiale, ho detto scusate, di fronte ad una lettera ufficiale devo rispondere in maniera ufficiale. Ho risposto, poi dopodiché non mi sembra il caso di stare a continuare a parlare, a discutere. Se giustamente io non conosco il contratto fra loro e quello di Velasco, assolutamente. Se loro hanno le giuste lagnanze, le portino nelle sedi normali, cioè, non so che dire onestamente. Cioè, nei confronti di Busto, se vogliamo continuare ad alimentare polemiche, alimentiamole, ma onestamente le cose sono andate così, né più né meno. Però poteva proseguire fino a dicembre Velasco, invece ha scelto di anticipare ieri le dimissioni. Mi sembra che ha detto che gli hanno chiesto loro di mettersi prima, mi sembra, ecco ragazzi. Quindi. Presidente, che fascino è invece andare o cercare di andare alle Olimpiadi con Giulio Velasco, visto quello che ha già fatto lui comunque ai giochi? Andare con Velasco e con De Giorgi alle Olimpiadi ci fa molto onore, ecco, onestamente. Non solo i giovani, cioè, Giulio l'avete sentito, è una spanna superiore a tutti, capite perché è stata la nostra prima scelta. La nostra prima scelta è stata dovuta soprattutto a questo, perché la presenza di Giulio per fortificare un ambiente che da un punto di vista tecnico secondo me è già forte. Il problema è adesso mettere un po' a regime un po' di situazioni, che siano positive o negative, però credo che nessuno, almeno meglio di lui in questo momento, può gestire tutte queste situazioni. Arbolini e Bernardi, quindi nello staff, una novità? L'ho preso io, l'ho preso da lui, sapete perfettamente che io non metto mai bocca sugli staff. Noi la responsabilità è del primo allenatore, noi discutiamo solo dei contratti con loro, quindi basta, il resto sulle scelte non è mai successo, almeno da quando sto io non ho mai imposto scelte a nessuno, è una scelta sua. Inizieranno quando finisce il campionato, che sia chiaro per tutti, quindi anche lì finiranno, quindi devono adesso concentrarsi solo sul campionato, sui club, su tutto, quando finisce si prenderà.